Eccellenza, oggi è la giornata della donna, tanta violenza, ne se ne parla tanto, quale potrebbe essere il messaggio giusto? Quando il signor Questore mi ha invitato oggi a questo evento alla scuola Pertini, ho pensato di far riflettere i ragazzi su una cosa di cui si parla molto poco, che sono le vittime sommerse, invisibili del femminicidio, ovvero i figli. Perché è un fenomeno che si sconosce, di cui si parla molto poco, ma loro sono le vittime doppiamente inconsapevoli di questo evento così drammatico, perché oltre a perdere la madre, spesso perdono anche il padre perché o è in carcere perché l'ha ammazzata oppure perché è in fuga, quindi perdono entrambi i genitori a diverso titolo e spesso si ritrovano a dover essere soli in quanto le due famiglie di appartenenza non sempre se ne possono occupare ed esiste una normativa, forse la prima in Europa, è quella del 2018, la legge 4 del 2018 che intensifica tutte le misure anche penali per quanto riguarda l'omicidio di una donna vittima di femminicidio, perché non lo dimentichiamo, il femminicidio si configura omicidio di una donna in quanto tale, ma con il regolamento del 2020, mi pare il numero 71, sono state anche ampliate le misure a tutela dei ragazzi, dei bambini, minorenni e maggiorenni comunque con difficoltà economiche che non si riescono a sostentare da soli, con una serie di interventi anche presso le famiglie affidatarie, con 300 euro per ogni bambino, ma soprattutto con una tutela legale, una tutela amministrativa, anche la possibilità di cambiare cognome laddove abbiano il cognome del padre che ha ucciso la madre. Sì, è una giornata bellissima, dobbiamo far pensare ai ragazzi sempre con la propria testa. Questo è il compito mio e ritengo che sia anche il compito del questore, delle forze dell'ordine e della scuola stessa.